spade bruciate. Come fate a combattere? Che ignoranza questa guardia. Va bene. Allora, salve a tutti ragazzi, sono Old Snake, stanno 2 e bentornati sul Games Channel. Finalmente a Skyrim, mancava come al solito. Ci troviamo a Markarth. Prima di arrivare qui però sono passato a casa, mi sono alleggerito perché dopo tutte le varie missioni queste che ho fatto ero diventato, diciamo, sovraccarico, quasi al limite con il peso. Quindi mi sono tolto di roba inutile che non utilizzerei mai. Ci troviamo qui, devo andare a fare la missione che Tarma mi ha consigliato, ma prima avevo già detto che volevo parlare con i vari personaggi di Markarth perché sono interessato molto a quello che succede in questa città. Prima cosa, andiamo verso questa miniera. In questa fattoria qui giù ci ho già parlato con i due proprietari che appunto ci hanno spedito a Roldan Vecchia, ci sono state quelle missioni per me molto molto significative e interessanti. Vi ho parlato di Alti, Tiber Septim, sono stato molto contento di Talos e vabbè così via. Però allora mi sembra giusto, cioè no giusto, lo devo fare, di avvisarvi di alcune questioni che sono accadute nel canale. Mi ripeto per quelli che mi seguono anche su Cronache Mitologiche, perché alla fine è tutto lì, è successo. Però, visto che la maggioranza di tutti voi mi seguono per Skyrim, beh, cavolo, è un dovere, insomma, avvisarvi. Anche qui. Allora, io nella serie di Cronache Mitologiche parlo di alcuni temi che possono variare dalla storia antica, ufficiale, alla mitologia e fino ad arrivare alla religione. Ora, a causa di questi temi sono stato segnalato più volte. Due di queste segnalazioni sono state accettate. E quindi ho ricevuto quindi 2 strike. Alla prossima segnalazione eventuale che verrà accettata, il mio canale chiude e non ci posso fare nulla. Ovviamente io ho inviato dei reclami a YouTube, mi hanno detto che facevano ulteriori verifiche e qualora fossero stato idonei, insomma, per il sito, in questo sito di YouTube, l'avrebbero rimosse, non mi hanno fatto sapere nulla, sono in attesa, spero che vada tutto per il meglio, ma ci tenevo ad avvisarvi perché se vedete il canale chiuso di colpo, cosa fa questo, cosa è successo? È per la questione di Cronache Mitologiche. Detto questo, iniziamo a parlare un po' con tutti. Allora, io ho visto quella signorina che aveva un secchio, dai, non mi dire che è andata a riempire il secco, a svuotare quello che aveva qui. Dai, da qui all'acqua l'ha riempito? Sarebbe bellissimo. Diciamo, non ho visto mai questa interazione con l'ambiente da parte dei cittadini. Bimba, Erit. Perché sono tutti così nervosi? Se ci sono dei rinnegati, se ne occuperà lo Jarl, giusto? Non è detto, purtroppo. Tu vivi. Sei bimba, vivi nell'incoscienza, ma vabbè. Ci sta, questo è quello che gli hanno detto i genitori molto probabilmente. Ciao. Ehi, vuoi giocare con Ah, me? no, mi dispiace, bimba. Lo sapevo. Voi adulti siete sempre così noiosi. Vero, anche questo è vero. Però no, la vita di Yankee non è noiosa, però molti sì. Poveri Pavo e Gat, sopravvissuti a un attacco dei rinnegati. Devo togliere questo fischio fischio. Ho visto che Dark. Nei video di Addio. Konohagakure no Philpato gli ha consigliato di che si può rimuovere attraverso la mod dei cavalli. E non ci sono andato a vedere. Lo devo fare. Volevo vedere dove andavi con il secchio. Però niente. Lavoro più di tutti alla miniera della mano sinistra, più di qualsiasi altro. Col Skegger in mano ai rinnegati. E ora? Va. Col Skegger, Pavo. Pavo dovrebbe essere casa di Pavo. Sì, la casa che si trova. Aspetta, se la vediamo insieme. Perché lì ci passo tante volte e ci sono i rinnegati. Allora, no, che sto facendo? Se questa è qui. Col Skegger, eccola. Allora, qui, in queste zone, diciamo, ai piedi di Kulzgegger c'è la casa di Pavo. Cioè, dove c'è quella biforcazione che, diciamo, anche se qui non vedo un ponte. Poi in queste zone, proprio in questa zona qua, dovrebbe esserci un ponte, se non ricordo male.
Anche se dalla mappa mica si nota. Che porta in questa da zona? Oppure si può andare verso Markert. Ecco, in quell'incrocio lì c'è la casa di Pavo. Dovrebbe essere. Dove ci sono sempre quei rinnegati. Ok, in pratica ci ha avvisato che i rinnegati hanno preso possesso della sua casa. Non ho molto da dire, a meno che tu non sia qui per estrarre del metallo. Maledetti rinnegati. È solo una questione di tempo prima che arrivino anche qui. Molto interessante questa vicenda dei rinnegati e Markarth, ne voglio sapere sempre di più, ma avete consigliato un'altra missione importante qui, non ricordo se mi avete scritto il nome, ma che devo fare, perché è sempre rivolta appunto a tutta questa vicenda. Vabbè, questo già ce lo sapevo anche perché, a parte ha un nome specifico, che adesso non ricordo quale, l'incidente di Markarth, ecco, ce ne parlò il vecchietto, quello che stava nelle stalle, lì ai piedi, di fronte a Markarth, insomma. Allora, cos'è questa storia sui rinnegati? Sembra che la miniera di Kolskegger sia stata attaccata dai rinnegati. Ok. Quei maledetti si fanno sempre più audaci. Ok, questi. Pavo e Gat sono gli unici superstiti. Avvertirò Ah. lo Jarl, ma non so quando arriveranno gli aiuti. Però non c'entro adesso. Lo farò, ma non c'entro adesso. Sono certo che Pavo te ne sarebbe grato e saremmo tutti più tranquilli. Non dire sciocchezze. Non puoi affrontare un gruppo di rinnegati da solo. Se non ti uccidono con le asce, lo farà la loro magia. Se mi dici questo vuol dire che c'è uno stregone, un scelto, un irrigato scelto. Allora, questa miniera è tua? Sì, se vuoi prendere un piccone ed estrarre del ferro, fa pure. Ti pagherò per tutto quello che mi porterai. Adesso non è proprio il caso. Però, scusate, ma Pavo e l'altro, dove si trovano? Allora, questa è la casa dell'uomo con cui abbiamo parlato e abbiamo parlato anche con la moglie che è entrata, presumo sia la moglie perlomeno. Poi vediamo un po' qui. Questa è quella che aveva il secchio. Però vediamo, abita sola o magari è quella la figlia? Erit Spero tu non voglia procurarmi guai. Che posso fare è per te? questa, sì, perfetto. Lavoro più di tutti alla miniera della mano sinistra, più di qualsiasi uomo. Complimenti. Che non c'è niente qui, ma più che altro mi dà fastidio che tanto tra un po' mi dirà: cosa ci fai qui dentro? Te ne devi andare. Quindi usciamo. Dove sono Pavo e. Partire dentro quella casa ci sono mai entrato. Baracche del minatore. E non ci si può andare. Niente. Sicuramente dentro a quelle baracche troveremo tanti di quei lingotti. Ma non voglio andare adesso a Kolskegger. Altrimenti davvero finirò per il farmi odiare da voi perché da tante volte arrivo qui e poi me ne rigiro. Quindi no. Togliamo innanzitutto la. Ecco la missione. Ci andremo un'altra volta. Finalmente a Markarth. A Markarth per rimanerci. Per rimanerci per un po' almeno. Quanto tempo? Servirà un cavallo affidabile nel Reach e noi ce I l'abbiamo. tatuaggi, Joker. Tratta bene il tuo cavallo e ti seguirà fino nell'Oblivion se necessario. Allora, adesso ci facciamo ripetere queste cose qua. Vorrei comprare un corno? Certamente. Io sono per prendere questo, ma forse è legato alla moda dei cavalli, altrimenti me ne sarei ricordato tempo fa, no? Sì, dai, è il corno che usa anche Valdimar per richiamare il cavallo, serve a quello. Vabbè, ne posso fare a meno, vabbè, prendiamolo, dai. Grazie. Prendi, questo è per te. Posso scambiarlo per il corno Nord, ok. Adesso dopo vediamo un po' come funziona. Cos'è l'incidente di Markarth? È il motivo per cui Ulfric si è ribellato all'impero, o meglio, è il motivo principale. I rinnegati avevano preso il potere a Markarth e furono cacciati da Ulfric e dai suoi uomini. In seguito, l'impero promise loro la libertà di culto del dio Talos. Purtroppo nessuno avvisò gli elfi. Un Talmor. nutrito gruppo di quei Talmor venne a chiedere l'arresto di Ulfric.
Certo che adesso è tutto molto più chiaro. Ai tempi quando ascoltai ero davvero. Non capivo nulla. Adesso ok, ci siamo. Quello che mi sorprende comunque è che l'impero comunque ha dato il consenso a usare il culto di Talos. Stranissimo questo. Cioè, un concordato, una legge scritta che davvero. Che mi fa. Faccio fatica a capire la motivazione che hanno fatto sì che la sciogliessero in qualche modo, perlomeno quella parte lì del culto. Chissà come sono arrivato a questo, magari Ulfric non ha dato loro scelta? Vabbè, non lo so. Chi sono i rinnegati? Vediamo lui. Prima che arrivassero i Nord, noi adoravamo gli antichi dei e avevamo un nostro Ah, regno. noi. Da allora le cose sono andate avanti tra alti e bassi, ma alcune persone non riuscivano a sopportare di non poter governare la loro terra. Quelli Ok. erano i rinnegati. I rinnegati seguono le antiche usanze, anche se avrebbero fatto meglio ad abolire alcune di esse. Mi riferisco ai sacrifici di sangue e agli stretti rapporti con i Daedra. Quella è la strada che porta alla rovina. Perfetto, sei stato molto chiaro. E hai i tatuaggi te. Possano i dirupi non frenare il tuo cammino. Questa non la ricordavo questa battuta. C'era un altro insieme a te, eh. Forse proprio lo stagliere. Ah, eccoti. Oh, guardalo. Banning. Un cane da guerra è un compagno fedele e una buona protezione. Cosa mi sai dire su Markarth? Fa attenzione a non cadere. Lui fa riferimento alle discese che ci sono, perché Markarth è costruita anche in verticale, quindi ci sono molti gradini. Ha fatto la battuta su questo. Da quant'è che addestri i cani? La mia famiglia lo fa da anni. Avrai bisogno di un cane nel Reach. Non è prudente affrontare da soli quei rinnegati. Io personalmente ho addestrato un'intera cucciolata per lo Jarl. A proposito, dovevo andare alla fortezza per consegnare del cibo per i cani. Carne speziata, la loro preferita. Va bene, è una scusa per entrare lì nella fortezza dello Jarl. Posso consegnarlo io se vuoi. Vale, ti ringrazio. Consegnalo a Voada. È lei che si occupa di tutti i cani per lo Jarl. Perfetto. Va bene allora. Questa la voglio spuntare, sì, io, perfetto, così. Così me ne ricordo più che altro. Allora. Tra l'altro Cani adesso sono animali mi hanno fedeli, bloccato. non comprensivi. Tra l'altro adesso lo Jarl non è più. Non ricordo assolutamente il nome. Questo è un grave peccato perché io ai tempi non ci andai mai a parlare. Lo Jarl imperiale. Dopo la tregua che abbiamo fatto, Markarth è passata al mando della tempesta perché Ulfric la pretendeva e l'ha presa. Quindi adesso parleremo con uno Jarl diverso da quello che c'era all'inizio di gioco. Peccato, peccato che non ci andai mai a parlare. Allora, tempo fa, la prima volta che Ehi, bello entrai qui signore. dentro. Cerchi della carne fresca per la tua famiglia? Guarda il sangue che esce da questo pezzo. Disgustoso. Tieni quella carcassa putrefatta lontana da me. Ogni Cosa pezzo c'è che non va? prelieve tutta la Per maestria, capire la Eric. qualità della carne bisogna osservare attentamente il sangue. Come fai altrimenti a sapere se è fresca? Non ho bisogno di sapere se è fresca da questa distanza. Forse lei è vegetariana, oppure semplicemente non si fida di lui e da dove prende la carne. Comunque, tempo fa, quando Quanto più entrammo qui, sanguinante di tutto il ci Reach. fu quell'assassinio. Che forse è proprio quella la missione legata a quella che mi dicevate di fare voi. Ah, ecco. La cospirazione dei rinnegati a Markarth. Ho ricevuto una nota da un uomo di nome Eltris. Vuole incontrarmi al santuario di Talos. Probabilmente per parlare del recente omicidio al mercato di Markarth. Ok, allora, molto probabilmente quindi dopo la quest che metto Tharma, andiamo a fare questa. Sempre se non è questa, quella di Tharma. Ma no, ok, già bene o male so qual è perché a qualcuno di voi è sfuggito. Quindi va bene così. Allora, iniziamo a parlare, va. Sì?
perfetto. Sarà meglio che parli. Tu, se qualche news su questa città? Manto della tempesta o imperiali non fa differenza. Vogliono tutto senza pagare e devi anche leccargli gli stivali. È sempre così. Posso chiedere da dove viene tutta questa carne grande? Ah, bella domanda. Dov'è che Ogni prende la carne migliore e più fresca di tutto il Reach? La risposta è semplice. Orchi. C'è una roccaforte qui vicino in cui i cacciatori sono in grado di macellare un cervo in pochi secondi. Grande. Avere un orco per moglie non sarebbe male. Sono creature grandi e forti. Peccato che non lasciano entrare la gente all'interno delle loro mura. Lascia che ti mostri dove sono. Magari ti riserveranno un'accoglienza calorosa. O potrebbero metterti una freccia in corpo. Chi può dirlo? Io sono riuscito ad entrare in una di queste. È stato bello. Ha molto affascinante più che altro. Volevo informazioni riguardo a questa città. Ti sembra una guida? Io vendo la carne e basta. Allora, hai intenzione di comprare qualcosa o no? No. Mi spiace. Oggi... Torna quando avrai bisogno. Non è il tuo giorno fortunato. Salve signorina. Oh, volevi qualcosa? Avevo informazioni, ma non mi volevi dire niente te. Allora, iniziamo. Ah, tu sei uno di quelli mendicanti. Certo che lo vuoi. Ti avanza un septimo. Anzi, facciamo due. Voglio fare Baldoria. Hai la stessa voce di Sam Guaven. Te lo ricordi, Sam Guaven? No, non te lo puoi ricordare. Non sai neanche chi sia. Hai detto qualcosa a proposito di denaro? Sì, e tante anche. Lo vedi quel tempio? Quello lassù? Sono tutte donne in ritiro. Il povero The Game non lo fanno entrare, anzi. Nemmeno per un'occhiata. Ma lì dentro custodiscono un tesoro. Una statua d'oro delle dimensioni di un bambino. Non so cosa se ne facciano, ma io saprei cosa farmene. Anche qui si è riconnesso in modo... Io ho fatto quella battuta, Sam Guaven. Sam Guaven è Sanguin, no? No? Era sotto forma di umano. E Sanguin ci ha fatto alcolizzare come delle bestie. Noi da alcolizzati abbiamo vagato per tutta Skyrim e ci siamo risvegliati dentro al tempio di Bella qui, no? E ok. E lui sta parlando del tempio e la statua, sicuramente quella d'oro massiccio di Bella che avranno sicuramente all'interno. Ma grande, grande. Si è ricollegato anche una volta, ancora una volta. Vuoi che la rubi? Su via, non metterla giù così. Non vorrei mica attirare l'attenzione della gilda dei ladri, eh? Non sai con chi sta parlando, eh? Tu infiltrati e vedi se riesci a portarla fuori. Ti pagherò la metà di quanto pattuito con il mio contatto a Riften. Aiuteresti un vecchio mendicante e i divini benedicono questa sorta di azioni. No, io ti volevo rispondere con un bel no. Elemosina, ehi, mi hai sentito? Dai una mano ad un lavoratore meno matto. Ha una domanda in merito alla statua, però. Cosa vuoi sapere? Vai al tempio, la prendi, me la porti e io ti pago. Date una mossa ora. Non ti do neanche una moneta. Porta più oro la prossima volta. Peccato che non mi hai fatto rispondere no. Redguard. Che era? Il sangue e argento tassano ogni cosa, ora che sono i padroni della città. Oh, vedete, questa è una cosa interessante. I sangue e argento sono i padroni della città. Questa città sembra molto antica. Vivi qui da parecchio? I miei avi si sono insediati qui migliaia di anni fa. Si guadagnavano da vivere lavorando l'argento che arrivava in città. Ma... tu probabilmente volevi sapere delle splendide decorazioni e dei palazzi, vero? Anche. Come tutti i viaggiatori. Devo fare una consegna a Calselmo. Perché non vai tu da lui, in mia vece? Conosce Markart meglio di chiunque altro. Vabbè, io ci andrò da Calselmo e ne approfittiamo. A volte è difficile avere a che fare con lui, ma sicuramente apprezzerà il tuo aiuto. Consegni l'anello. Torna da me, se hai bisogno di un anello o una cosa. Anche perché a Calzemme c'è una missione che devo consegnare le frecce naniche e così via. Vabbè, vedremo. Adara. Diventerò un'argentiera un giorno, come la mamma e il papà. No? Ci vediamo, signore. Endon. Io lavoro l'argento, come mio padre e suo padre prima di lui. Ok. L'apprendisti è splendido. Qui non c'è nulla di interessante. Allora, questa zona... è della parte occidentale di Markart. Sopra lì io non ricordo mai di esserci stato. Però entriamo prima. Ah, la guardia. Gli imperiali okay. Credono che abbiamo bisogno delle loro leggi. Lo
Compagnia commerciale di Arnleif e figli. Andiamo. Di fronte a questa c'è la locanda, ci sono già stato. Però lì di solito c'è molta gente. Quel baccano là fuori. È soltanto la folla del mercato. Rimettiamoci al lavoro. Ehi tu, se sei qui per commerciare, vieni al bancone. Ah mia, che pretese. Però, ok, è molto diverso da altre parti. Questa, non ho mai visto un negozio così. Carità, Market è completamente diverso. La compagnia commerciale di Arnleif e figli acquista e vende tutto ciò che è necessario ai viaggiatori. Ok. E così i Manto della Tempesta hanno conquistato il Reach. Forse Talos è davvero dalla loro parte. Oh, bello, vedi, questo è bello perché si è aggiornato, no? Con il presente, brava, brava. Allora, questo negozio ha visto giorni migliori, dico bene. Anch'io mi presento la grande, poverino. No, oh, per i divini, è così evidente. Se il mio Gunnar vedesse come sono ridotta, questa bottega finalmente sarebbe tornata a prosperare se non avessi perso l'ultima spedizione per colpa dei rinnegati. Era una statua di Tibella, realizzata apposta per me. Non è che potrei assoldarti, vero? Sei un mercenario. Ti pagherò per riprendere la statuetta dai rinnegati. No, questa volta ti dico di no. Al momento non sono disponibile. Mi dispiace. No, mi dispiace a me, però non posso prendere tutti questi impegni. Ti trasporti, attenzione. Chi è Arnleif? Ho ereditato la bottega da mio marito. Suo padre era Arnleif. Mio marito, Gunnar, è morto circa 5 anni fa in un attacco dei rinnegati. Mi manca quella testa dura. Ah, che tristezza. C'è stata un'aggressione al mercato. No, come se già il commercio non fosse in crisi. Ora c'è anche violenza nelle strade. Sono stati i rinnegati, vero? Perdo decine di spedizioni ogni anno per colpa di quei barbari. E ora sono anche in città. Che gli dèi ci aiutino. Torna ogni volta che hai bisogno di qualcosa. Va bene. Allora, tutti non fanno altro che parlare di rinnegati e prima Sangue Argento. Markarth è davvero in subbuglio, tutti che si lamentano, che vivono male, diciamo, qui. A parte la Redguard, che insomma, e il marito, forse era quello, che sono fieri di stare qui da generazione in generazione. Tu? I Mednain. Lisbeth si occupa dei clienti. Io mi limito a controllare le spedizioni. Spedizioni a quando pare non è che sarà tanto arrivano. Torni a selezionare i tessuti. Va bene. Il libro mastro. Qui le stanze di loro, niente. Infatti, mamma mia, che tristezza, guardate. Mamma mia. Vabbè, dai pure una pulita. Una pulita non ti costa niente, però. Su via. Andiamo, usciamo. Allora, ce ne andiamo nella locanda. Adesso io chiuderò il video qui, alla locanda. Però io uscirà un altro video, diciamo, quasi immediato a questo, come ho fatto l'ultima volta. Lo giocherò subito. Parliamo con tutti i signori che sono qui presenti e poi salverò. E io stasera, domani, giocherò di nuovo. Sangue d'argento ha bevande forti a volontà e stanze pulite. Conosco molto bene, però non ricordavo che si chiamava Sangue d'argento. Scusa, il nome della locanda? Questa è la locanda Sangue d'Argento. Ti lascio indovinare chi è il padrone. Grande, giusto. Vabbè, sei tu il padrone. Però Sangue d'Argento sta per, appunto, quelli che l'hanno occupata adesso. Allora, sto cercando lavoro. Che si dice in giro? Non mi dici il nome della locanda, da cosa deriva? Le origini. Hai saputo? La sala dei morti è chiusa. Fratello Verulus non è la persona più popolare della città in questo momento. Parla a Verulus della sala dei morti. E dove devo andare con... Dove metto... Ma... Tarma? Era la sala dei morti? Sì, mi sembra. Ok, quindi abbiamo anche la missione adesso. L'abbiamo sbloccata. Lavoro no. Ricorda, la birra costa meno del sangue a Marca. Iniziamo. Dimmi pure se hai bisogno di qualcosa. No. Dovrei ricordare a Clapper di pulire questo posto. Niente, mio zotico porco. Moglie e marito non vanno tanto d'accordo, eh? Non sono previste spedizioni e quindi non faccio nulla. Bevo, soltanto. Sono qui solo per bere.
Sai dirmi qualcosa sui rinnegati? Non ho tempo per queste sciocchezze. Voglio solo lavorare in pace. Tu sei uno dei minatori che si trova giù, allora. Da come sei vestito. In genere questi vestiti così di bianco, con questa stoffa malandata, beh, diciamo, perché è sporca, non è malandata. Sono i minatori. Va bene, allora. Allora. Controlla le spedizioni, dice Lisbeth. Quali spedizioni, dico io? Ah, tu lavori per Lisbeth? Quindi tu, insieme all'altro che aveva quel nome particolare che non ricordo più, controlla le spedizioni di Lisbeth. Buono. Ok, parliamo con te. Io sono quello che potresti definire un guerriero a Cottimo. Fammi un'offerta e forse combatterò al tuo fianco. Un mercenario. Di questi giorni la prudenza non è mai troppa, tra la guerra e gli altri pericoli. Per il giusto prezzo io ti guarderò le spalle. Magari un'altra volta, poi ho Baltimar. Torna qui se dovessi cambiare idea. Va bene. Tar, mi è arrivato il momento. A parte lui dall'estetica non se sembra un bardo, non so perché. La mia spada e il mio braccio sono tuoi. Mi ricordi tantissimo Kodlak, a dire il vero. I manto della tempesta hanno preso Markarth. Ora si può di nuovo venerare Talos liberamente. Posso chiedere una cosa alla canzone, ok? Uno Skald è una specie di bardo? Qualcosa del genere. Scrivo storie su ciò che ho visto e sulle battaglie alle quali ho preso parte. Da giovane mi sono fatto un nome. All'Accademia dei Bardi insegnano ancora alcune delle mie opere agli studenti. Ah, chissà quindi se lì all'Accademia dei Bardi ci parla di lui, di Ogmund, oppure c'è qualche magari libro che lui ha scritto e questi libri vengono usati per gli allievi e chissà, sarebbe interessante. Vorrei addestrarmi nell'arte dell'oratoria. Beh, sei nel posto giusto. Ti voglio dare un po' di miei soldi. Anche perché ho rivenduto alcune cose, quindi... Ah sì, un'altra ancora, dai. Va bene. Posso chiedere una cosa? Certamente. Cosa posso fare per te? Eccola. Suoneresti la fiaba delle lingue. Questa è nuova. Ah, con vero piacere. È una bella canzone. Ottima scelta. Tutti i mobili in legno di questa locanda sono magici. Le ali di Alduin oscurarono il sole e il suo ringhio era tale da lasciar senza parole. Il terrore si sparse mentre la gente scappava. Il fuoco, il sangue e ogni ferito che urlava. L'attacco sembrava non lasciare alcuno scampo. Il terrore impregnò della battaglia il campo. La vittoria di Alduin avrebbe segnato dell'uomo il destino, il suo triste fato. La svolta pervenne, non senza sorpresa, e il potere della lingua riaprì la contesa. Ben presto il trionfo si mutò in lamento, e la melodia di Skyrim riempì il firmamento. La via della voce aveva trionfato, la minaccia di Alduin ridotta al passato, i suoi giorni mortali. Grazie di nuovo per aver risolto il mio problema. E tutti i draghi da ogni terra spariti. Le canzoni sono solo vecchi ricordi che aiutano l'idromele a scendere più in fretta. Grazie, Ogmund. Io sono quello che potresti definire un guerriero a Cottimo. Mi ha fatto molto piacere ascoltare questa canzone ed è perfetta ovviamente per Enki, perché vuol dire appunto ci sono delle ballate per lui, racconto di Alduin, della sua sconfitta. Al contrario di mio marito Clay. Contentissimo di questo. Io mi occupo degli ospiti.
ospite. Sono più di 10 anni che lavoriamo insieme. Perché gli uomini di questa città non mi lasciano in pace? Perché sei carina. Comunque. Va bene allora. A posto. Ragazzi. Di questi giorni salverò qui. Tutti qui sono ansiosi. C'è un sacco di gente. Davvero ci sono tante discussioni che si accavallano. È difficile stare attenti. Salvo qui e ripeto, ci giocherò molto probabilmente nel pomeriggio o massimo domani mattina. Quindi a distanza di 24 ore avete un nuovo video. Magari solo una delle canzoni popolari come. È un entrare continuo qua. Ciao a tutti. Molto sensibile. Adesso portami da bere. Come sei diventato zoppo, The Game? È stata colpa di un incidente in miniera quando ero in prigione per borseggio. Stai mentendo. Non sei abbastanza veloce per fare il borseggiatore. Cos'è successo veramente? Sono caduto dalla cima della scogliera dopo essermi ubriacato ad una festa con le sacerdotesse di Dibello. Nemmeno io credo a quella storia. Peccato. È una delle mie preferite. Clepper, buono a nulla! Non sei capace di fare niente per bene? Cosa c'è? Che cosa ho fatto stavolta? Io me ne stavo qui buono buono. Te ne stavi lì invece di servire da bere agli avventori! Non dovresti darmi una mano, mia cara moglie? Condividere i miei problemi? Essere la mia metà? Io sono tua moglie. E come tale ti ordino di smetterla di fare l'idiota e di servire da bere agli avventori!